Ben ritrovati cari amici. Allora, oggi parliamo di un argomento particolare, molto delicato. Nel suo libro Middlesex di Eugenides, Eugenides è evidentemente un autore americano di origine greca, un grandioso atto di immaginazione, un grandioso atto d'amore. Racconta questo frontespizio. Di che cosa parla? Della nascita di un bambino che ha una sessualità incerta e della disperata lotta dei suoi genitori per trasformarlo o in un bambino o in una bambina. E in questa situazione di ricerca, devo dire, veramente aggressiva per molti aspetti, anche la psicoanalisi hanno il loro supporto. Allora, la mia domanda sull'argomento della sessualità espressa, la sessualità incerta espressa da Middlesex, è: la psicologia e la psicoanalisi ha per obiettivo rendere, tra virgolette, normale, ovvero omologata la persona che ha in cura, o far star bene la persona in modo che sia a suo agio con la sua propria identità personale, indipendentemente da quello che pensa il mondo? Ecco, io ritengo proprio che la psicologia dovrebbe servire a fare in modo che le persone stiano bene con se stesse, che non vivano la loro sessualità, le loro tendenze, la loro indole come una problematica. Mentre osservo, ma forse perché ho studiato qualche secolo fa, che soprattutto la psicoanalisi tende a portare l'individuo a una omologazione rispetto ai preconcetti sociali. Ecco, mi piacerebbe, al di là del suggerirvi caldamente la lettura di questo libro, che è veramente bello, ben scritto, fantastico, trovate tutte le qualità possibili di Eugenides. Tra l'altro, Eugenides è quello che ha scritto anche Il giardino delle vergini suicide, da cui è stato tratto un film che molti hanno visto, e non solo, ha scritto anche tante altre belle cose. Però vogliamo parlare di questo argomento, quindi la sessualità, sessualità incerta e cosa fare dal punto di vista psicologico e analitico rispetto a qualcuno che presenta delle caratteristiche diverse. Guai all'omologazione o viva l'omologazione? Alla prossima.